Terza edizione di Su e Giù per le Storie, il progetto che porta i libri e il piacere di leggere vicinissimo ai bambini e bambine, fuori dalle scuole, nelle piazze, nei giardini, negli androni delle scale. Quest'anno siamo nel quartiere di Roiano, a Trieste, e come nelle precedenti edizioni abbiamo coinvolto naturalmente in primo luogo le scuole, ma poi anche una serie di luoghi inediti. Siamo andati un po' dappertutto, abbiamo invaso il quartiere con libri, storie, le nostre tende, i volontari di Nati per Leggere, le educatrici di Un Villaggio per Crescere. Siamo addirittura arrivati nel ricreatorio Brunner, dove a cura di Hangar Teatri abbiamo fatto una bellissima festa librosa. Tutti insieme per portare il piacere della lettura vicino a bambini e bambini. Nessuno escluso, Libri senza parole, una mostra con 70 e più titoli che arrivano da tutto il mondo. Sono libri senza dentro neanche una parola. Sono libri proprio per tutti, per i più piccoli che non sanno ancora leggere, per chi arriva da lontano e non conosce la nostra lingua, per chi è già grande e vuole leggere invece che le parole, leggere le figure. Roiano è stata scelta perché è un rione della città in cui mancano le biblioteche e la risposta che abbiamo avuto dalle famiglie è stata veramente entusiastica, sia negli incontri che abbiamo avuto in ambulatorio, sia nelle feste librose che abbiamo fatto in giro per il rione. Il nostro auspicio è quello che presto anche a Roiano ci sia una biblioteca. Ho visto mio figlio entusiasta di leggere insieme ad altri bambini, ha partecipato alle letture condivise, cose che a casa non possiamo fare se non in tre e presto in quattro. E qui si possono fare in libertà e questi eventi devono essere assolutamente in numero maggiore durante l'anno. Ci sono luoghi, spazi dove i libri e le storie fanno fatica ad arrivare. E noi con il progetto Su e Giù per le Storie vogliamo fare proprio questo, vogliamo portare il piacere della lettura in questi luoghi il più vicino possibile a bambine e bambine e le loro famiglie. E lo facciamo non soltanto attraverso le feste librose, attraverso le mostre dei libri come quella dei Silent Book, portando libri e storie in contesti anche inediti, ma lo facciamo anche dando informazioni alle famiglie e promuovendo l'importanza di leggere fin da piccoli.